Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Inspector Waffles. Dunque, l'ultima volta eravamo qui al bar e vediamo un attimo che cosa dicono. Bobby, che dici? Ehi Bobby, posso farti una domanda prima che me ne vada? Prego, ispettore. Ho visto che stai giocando con una palla di lana. Per caso collezioni le Wurbel Cards? Certo, ho quasi finito la mia collezione. Non ci crederai, ma ho tutte le carte rare. Mi manca soltanto le carte comuni adesso. Assurdo, vero? Ottimo tempismo, anch'io sto cercando qualche carta rara. Per caso ne hai una? Qualcuna? Ho due di queste. Non è che puoi darmela? Oh no, mi spiace. Posso fare soltanto a scambio con le carte che non ho. Beh, ci sta. Solo per curiosità, questo ha a che fare col caso, ispettore? Più o meno. Figo. Quindi adesso anch'io sono più o meno un ispettore. Abbiamo qualche carta da dare? In teoria questa. Sei interessata a questa carta? Fammi vedere. È una comune... Aspetta un attimo. Non ce l'ho. Puoi darmela? No, certo che no. Ah, capisco cosa stai facendo. Vuoi fare lo scambio con le mie carte? Gatto furbo? Così mi chiamava mia mamma. Quindi, queste Wulstart card che stai cercando per lo scambio? Va bene, grazie. Ok, abbiamo fatto lo scambio. A volte le cose comuni mi rendono più felici di quelle rare. Sei veramente un gatto saggio, Bobby. E quindi Bobby basta? Sì. E invece Cha dice qualcosa? Anche se mi piace la compagnia di Cha, un altro bicchiere di latte non è una buona idea. Dispenser delle caramelle. È assurdo come le caramelle stiano benissimo con il latte, ah sì? Una volta ho invitato Patches al Metal Heart con me e aveva così tanti zuccheri. Dato che ha mangiato l'intero dispenser, anche la plastica. Ero così imbarazzata davanti a Cha che non ho più invitato Patches da allora. Caramelle e zucchero? Tantissime bottiglie di alcol differenti da provare. Vodka, porter, vabbè basta. Whisky, basta. TV. Non ho mai visto la TV da quando sono qui al bar. A volte mostrano i Wurbel Games. Meglio sicuramente delle interviste ai politici, per dirla tutta. Allora, Erno? Quando ero un gattino, Erno per me era una grande leggenda. Sentivo tantissime delle sue canzoni durante la mia giovinezza. La maggior parte erano ottimiste. È difficile vedere come è diventato adesso. Mi chiedo perché Cha abbia chiamato questo bar The Metal Heart. Ha a che fare con un profondo e pesante segreto riguardo alla sua vita? O vuole soltanto che i robot abbiano dei sentimenti? Un giorno glielo devo chiedere. Jukebox è meraviglioso. Voglio sentire un'altra traccia. Siete tutti d'accordo? Bene. È come se fossi di nuovo a casa di Fluffy, strano. Ah, quindi abbiamo messo la musica della casa di Fluffy, probabilmente. Posso chiedere a Cha questa cosa? No, usciamo da fuori e andiamo dal cane. Comunque adesso abbiamo la carta rara. Ispettore, sei tornato? Sì. Spero di non averti fatto aspettare troppo. Ah no, non c'è alcun problema, ci sono abituato. Anche perché ci ho aspettato tutta la giornata davanti al negozio. Lo sai che sei il benvenuto dentro, sì? A Cha farebbe un piacere incontrarti. Sì, lo so. È solo che... è complicato? Colpi di proiettile? Sembra così. Dobbiamo andare, ispettore? Assolutamente. Ma dove? Riesco a sentire l'odore della polvere da sparo da qui. Seguimi.
Due minuti più tardi, senza prendere scorciatoie, ma non so in che senso, siamo qui, ispettore. L'odore della polvere da sparo si ferma qui, su questa strada. Ben fatto, Spotty. Stai bene, ispettore? Sto soltanto riprendendo fiato. Ah, ok, sono morti praticamente a correre. Adesso sto bene. Ho bevuto troppo latte. Non mi aspettavo di dover correre. Allora, spazzatura. Sono stanco di, insomma, mettermi a scavare in mezzo a tutti i bidoni della spazzatura. Devo focalizzarmi sui spari adesso. Il tuo naso sta captando qualcosa? Siamo molto vicini, ispettore. L'odore della polvere da sparo si ferma alla tua sinistra. Non capirò mai come possa essere così forte, insomma, così buono il tuo naso. Sniffare è una cosa importante. Dopo che ho visto quello che hai fatto, Spotty, non ne ho dubbi. Barkbuster invece di blockbuster. Tutti i barkbusters della città hanno chiuso. Di questi giorni i cani preferiscono stare a casa e guardare i film su Petflix. Come cambiano i tempi. Un idrante perfettamente pulito. Goditelo, amico, prima che i cani arrivino per te e vanno a pisci addosso. La luna. È già tardi. Quanto sono stato al Metal Heart? Dove posso andare? Strada. Oh, guarda, è ferito. Signore, siamo della polizia, siamo qui per aiutare. Non credo che voi possiate. Chi te l'ha fatto? Chi è stato? Li conoscevi? Un cane grosso, non lo avevo mai visto. Lui aveva un praticamente come se un blank stare, quindi la faccia senza espressioni, nessuna emozione. Perché ti ha attaccato? Non lo so. Forse perché per il mio progetto? Devi rimanere con me. Sta arrivando un'ambulanza. No, è troppo tardi. Lo scanner. Il cosa? Che cosa dello scanner? Trova lo. Non può essere. Non può cadere in mani. Le sbagliate zampe. Le zampe sbagliate. Non capisco, ispettore. Di chi sta parlando? Non lo so, non lo so. Non ha senso. Signore, non dormire. Rimani sveglio. Qual è il tuo nome, signore? Devo sapere il tuo nome. E niente, è morto. Ispettore, mi dispiace. Focalizziamoci su quello che è successo. Dobbiamo sapere chi sia questo gatto. E penso che la sua morte sia in qualche modo connessa a quella di Fluffy. Quel buco sul muro. Soltanto qualcuno con un'immensa forza può aver fatto una cosa simile. Qualcuno come l'assassino che ha buttato dalla finestra Fluffy. Ma noi non siamo più sul caso di Fluffy. Non possiamo investigarci sopra. Ma è solo la mia intuizione. Devo provare a me stesso che ho ragione. E poi smetterò di giocare all'ispettore. Voglio aiutare, ispettore, per questo gatto e per te. Lo apprezzo, Spotty. Allora, vediamo il gatto. Vediamo cosa c'è dentro la sua giacca. Ma non voglio lasciare impronte. È stata una giornata pesante per me. Non voglio aggiungere alla mia lista di cose anche accusa di assassinio. Meglio trovare un pezzo di un fazzoletto, insomma, un pezzo di stoffa, qualcosa del genere, potrebbe aiutare. Ce l'abbiamo per caso? No. No, non ce l'abbiamo. Pistola. Un assassino non avrebbe lasciato la propria arma sulla scena del crimine e la vittima non è stata sparata. Quindi vuol dire che questa qui è la pistola della vittima. Quindi la stava portando con sé per proteggersi da qualche minaccia.
hai necessità di un sacco di forza per fare qualcosa di simile a un muro di mattoni. In qualche modo deve essere connesso col caso di Fluffy. Di nuovo questi poster di campagna politica. O stanno ovunque in città. Insomma, non sopporto questi periodi di campagna. Sono così tutti entusiasti. Come se il nuovo sindaco migliorerà automaticamente le loro vite quotidiane. Fortunatamente questa cosa finirà presto, fino alla prossima campagna. E il problema è che non ho un pezzo di stoffa. Non posso prendere il poster. Se stacco il poster, no? Il magnete col gatto, magari c'ho la roba così. Che dice Spotty? Riesci a sentire qualcosa, Spotty? L'odore della polvere da sparo si ferma qui. La pistola che sta vicino alle tue zampe. Ottimo lavoro, hai davvero un talento, sai? Grazie, ispettore, lo apprezzo. Però non ho un pezzo di stoffa. Non posso utilizzare proprio niente. Cioè, tipo il coupon. No. Vabbè, mi ha detto un pezzo di stoffa, dovrò trovare un pezzo di stoffa. Forse è qui nella spazzatura. Ho veramente bisogno di questo pezzo di stoffa, ok. Patch stava a ragione. Sono veramente... Allora, Stray è tipo gatto con tipo di strisce. Però forse in questo caso è tipo vagabondo, una cosa simile. Che stai facendo, ispettore? Queste sono quel tipo di cose che gli ispettori fanno mentre stanno investigando. Ah, capisco. A posto, il pezzo di stoffa di cui avevo bisogno. Ed è abbastanza pulito. Non pensavo che le investigazioni funzionassero in questo modo. Ma immagino che qualcuno debba sporcarsi le zampe. È così, Spotty. E stanotte la zampa che si sporca è la mia. Posso usare questo per cercare nelle tasche della vittima. Spotty, dai un'occhiata a questo. Che cos'è? Box furniture di Access Card. Lavorava nella compagnia di Fluffy. Un boss e il suo impiegato, entrambi uccisi e, insomma, sembra dalla stessa persona. Deve essere più di una coincidenza. Spotty, io credo che questo abbia a che fare con la stessa investigazione. Quindi non possiamo lavorare al caso. Lo so, ma... Non vuoi sapere chi è stato? Non sei curioso? Le sirene, le senti? Sembra che stia arrivando la polizia. Dobbiamo andarcene da qui. Ma noi siamo la polizia, vero? Potremmo incontrare i nostri colleghi in questo vicinato. Magari sarà bello. Forse. Ma forse è meglio che ci dormiamo sopra, è tardi. Hai ragione, sono stanco. Andiamo, ispettore. A volte è troppo facile. Cosa? Niente, Spotty. Dai, andiamocene. Finito il capitolo 3. Capitolo 4. La curiosità ha ucciso il gatto. Pixel. Capo, ho passato un sacco di tempo a pensare riguardo a questa cosa e ancora non riesco a comprendere. Comprendere cosa, Pixel? Che cosa io stia facendo qui? Una squadra di polizia di un'altra zona, insomma, è stata chiamata e hanno trovato questa access card. Hanno realizzato che la vittima lavorava per il Box Furniture, la compagnia di Fluffy. Ecco perché siamo stati chiamati. Entrambi gli assassini sono probabilmente legati. Vabbè, questi qui, insomma, questi due casi. Lo so, ma volevo dire perché io. Waffle non è più sul caso. Pancake si sta ancora riprendendo da quando è cascato dal tetto. Non ho altri ispettori disponibili per questo lavoro.
E quindi eccomi qui. E tu sei la mia spalla oggi. Non potevi assumere un altro ispettore quando Pancake, insomma, ci ha lasciati più o meno. Per situazioni esatte come questa? Ah, sei divertente, Vixel. Mi piace il tuo humor. Sono serio, capo? Ma sì, goditi quest'aria fresca. Ti farà sentire meglio. Passi troppo tempo davanti al computer, Pixel. Ma io sono un analista IT. È letteralmente il mio lavoro. Patches, un minuto del tuo tempo. Ah, rieccolo. Forse dopo l'uomo, adesso ho da fare. Dov'è Waffles? Perché sei qui tu al posto di lui? Dammi 5 minuti e ti troverò una buona risposta, Lumo. Morti, è il tuo turno. Che cosa hai scoperto riguardo la vittima? È morto, capo? Ma proprio morto? Dice fino a qui. Ah, pubblico difficile, vedo. Beh, la vittima è stata spinta contro il muro. Ha cercato di difendersi con la sua pistola. Il proiettile ha mancato. Ma poi l'assassino gli ha fatto sbattere la testa contro il muro. È un segno di grandissima forza. Un cane, immagino? Probabilmente. Ma non sono riuscita a trovare nessun pelo, nessuna impronta di scarpa. Niente riguardo all'assassino. Soltanto questa access card della vittima. Non abbiamo nient'altro, neanche un nome. Sono sicuro riusciremo a trovare il nome. Posso avere l'access card adesso? Certo. Ho già scannerizzato le impronte digitali. Grazie. Bene, cosa farebbe Waffles in questa situazione? Mangiare un altro croissant? Magari investigare un po' di più sulla scena del crimine? Ah, questa è una cosa sveglia. Non ci avevo neanche pensato. Ho scelto saggiamente la mia spalla. Capo, quelle persone dietro di te penso vogliano parlare. Chi sono? Non lo so. Ah, così tante persone con cui parlare, sono già esausto. E c'è anche la scena del crimine da investigare. Ah, giusto, mi stavo per dimenticare, grazie. Ah, quindi mo giochiamo come lui, eh? Mazza, abbiamo solo roba da mangiare. E l'access card. È l'access card che abbiamo trovato sul corpo della vittima. Fortunatamente non c'è nessun nome scritto sopra, soltanto un'immagine e un numero ID. E da questo numero ID tu non riesci ad arrivare a capire chi è. O dall'immagine. Pare strano. Vanno bene le cose, Pixel? Non del tutto. Questo non è il mio laptop e non capisco come funzioni. Pensavo tu fossi un esperto di tecnologia. Sì, ma questo computer è stato fatto per cani. I computer per cani sono diversi? Quindi sono in qualche modo differenti dai computer che usiamo noi? Molto differenti. Sono come i computer fatti per i gatti vecchi. Le icone sono più grandi. Tantissime protezioni antivirus, eccetera. Fortunatamente sono stato capace di indovinare la password dell'amministratore. E qual era? Uff uff. I cani usano sempre le stesse password. Vabbè. Mi puoi aiutare con qualcosa, Pixel? Certo, di che cosa hai bisogno? Hippo Elephant. Se ti faccio vedere questo, secondo me... esatto. Dai un'occhiata a questa access card e cerca di trovare qualche interessante informazione. Potrei probabilmente estrarre dei dati da questo. Ecco qua. Quello che avevo detto, infatti. Vediamo. Sì, questo stupido computer alla fine ha un card reader. Sopra di esso. È tipo una sorta di miracolo. Fortunatamente ha anche un software per leggere queste card. E Zmail, SimplerNet, Bone Excavator, versione 1.3, Hot Dog Delivery. Questo è il computer più inutile che abbia mai visto. Aspetta, un messaggio è comparso. Clicca qui se hai inserito una carta e vorresti leggerla. Letteralmente il nome dell'applicazione. La sto lanciando. Adesso c'è il processo di verifica.
Anti-feline defense. Prova che non sei un felino, cercando di rubare un high-tech canino. Non so in che senso. Sembra un questionario. Vabbè, devi provare che sei un cane comunque. Chi era il MVP del Football Cup Final l'anno dell'infame bouncy shot? Oddio, non ne ho idea. Questo Simplernet, questo programma, ci metterà anni per trovare una risposta. Capo, tu ne sai qualcosa del Vulball? No, non del tutto. Ho visto soltanto le finali. Perché ci sono sempre delle belle cose, insomma, per queste Milky Mo Bars, quindi queste barrette che mangia lui. Ne mangio così tante che sono svenuto. Il dottore ha detto che il mio sangue aveva un 5% di zucchero. È stato un record. Bei tempi. E il gioco? Il cosa? Ah, il gioco? No, non mi ricordo. Ho bisogno di aiuto con questo sistema di protezione antifelino. Se riesci a trovare la risposta per me, sarebbe grandioso. Però non ce l'abbiamo una risposta. Allora, vediamo Morty. Morty mi ha detto già tutto quello che ha scoperto. Non credo che abbia da offrirmi altro in questa investigazione. Non mi piace stare vicino ai gatti morti. Comunque Morty ha già cercato. Povero ragazzo, deve essere stato orrendo. Questa elezione sarà una facile scelta per me. Uno di loro mi ha portato una scatola di croissant e l'altro no. Si è fatto comprare con poco. Non c'è niente di speciale in questa grada, credo. Ciao Lumo. Capitano Patches, finalmente sei venuto a rispondere alle mie domande? Dunque, dov'è Waffles? Lui sta seguendo un'altra pista. Davvero? Ho sentito che era stato forzato dal prendersi una pausa, di nuovo. No, non è così. Dovresti controllare più volte le tue fonti la prossima volta. Che tipo di atteggiamento stai insegnando al tuo apprendista? Lumo 2? Ehi, non sono un apprendista, mio nome è Rusty. E sono un giornalista. Sono proprio un giornalista. Sì, sicuro. E tua mamma ti ha preparato oggi il pranzo? Patches, è soltanto un gatto piccolo? Oh. Sai che i gatti hanno differenti grandezze, sì? Sì, certo. Mi spiace, Rusty. Comunque, cambiamo discorso, ok? Sì, probabilmente è meglio. Il tuo modo di parlare, insomma, ogni volta mi lascia senza parole. Piccole chiacchiere. Di cosa vuoi parlare, Patches? Chi è più forte, l'elefante o l'ippopotamo? Non credo abbia a che fare con il caso, ma potrebbe essere una buona domanda. Tu che cosa ne pensi, Rusty? Un sacco di serial killer della storia sono stati degli ippopotami. Vero, ma gli elefanti sono più grossi. Non so chi vincerebbe in una lotta. Neanch'io, ma... Perché lo chiedi, Patches? Solo curiosità. È qualcosa che mi sto chiedendo da qualche giorno. Sapete qualcosa riguardo al Vulball? Mi stai prendendo in giro? Io ero un giornalista sportivo al Daily Roar. So tutto riguardo al Vulball. Ottimo. Quindi puoi rispondermi a questa domanda? Credo di sì. Ok. Chi è stato al Vulball Finals MVP durante l'anno delle infami bouncy shot? È facile. Scotty Kitten numero 33. Era un grande giocatore. Ti ricordi quando ha dunked, non lo so, su quel tipo dei whisks? No, non del tutto. Io me lo ricordo come se fosse ieri. È stata una cosa così fantastica. Sei pazzo?
Io è stata una cosa disprezzabile. Mi stai prendendo in giro? Ah, parleranno di questa cosa per sempre. Ehi ragazzi, ho avuto la mia risposta, era quello che mi serviva. E allora basta. Riguardo la Vulbol Question, hai qualche novità? Scotty Kitten era il MVP. Ok, lo metto. Scotty. Non funziona. Soltanto il nickname? Scotty Kitten? No. Sei sicuro che sia il giusto giocatore? 100%? La risposta però deve essere un po' differente. Continua a cercare. Forse era soltanto Kitten. Comunque andiamo di qua. No, ma che sei, Polliziotti? No, dai, ma che carino. Questo momento crossover proprio. Questi sono i Polliziotti. E questo è Detective Winklebottom, dovrebbe essere. Altro gioco che io voglio giocare, sto aspettando un prezzo umano. E questo è pure in italiano, Detective Winklebottom. Però ci sono pure i Polliziotti. No, sta cosa è troppo bella. Che cosa state facendo? È da un po' che non vedevo una giraffa. Siete voi le persone che volete parlare con me? Winklebottom. No, vabbè, questa cosa è troppo carina. Ciao, capo Patches. Il mio nome è Lord Winklebottom. Eccoli. E sono qui con i Chicken Police, Sonny e Marty. No, vabbè. Che carina sta cosa. Noi siamo con i Tail e... Davvero? Voi tre siete con i Talented Animal Inspectors League? Pare di sì, è quello che ha detto il gatto. Incredibile. Anche io voglio essere un Tail. Grazie, grazie, grazie. Ho scritto così tante lettere. No, abbiamo ricevuto le tue applicazioni, ma non siamo qui per questo. Siamo venuti a vedere l'Inspector Waffles in azione. Vogliamo vedere se possiamo aggiungerla alla nostra league. Ah. Ok, allora, è un po' triste come cosa, ma capisco. Magari poi riuscirò a entrare in un'altra città? Per caso voi avete milkshake e ciambelle nei vostri uffici? Sì, ma nessuno li mangia. Sono le cose peggiori di sempre. Una volta Marty è stato male per una settimana soltanto dopo un morso. Chi può mangiare ciambelle ogni giorno? Io... Beh, a questo punto è stato meglio che non mi abbiate preso, no? Certo. Adesso ci puoi presentare a Waffles? Non è qui al momento. Ma potete aspettare un po'? Certo, amico. Ma non aspetteremo troppo. Questa cosa è meravigliosa. Tail application. Mi stavo chiedendo, perché non accettate la mia application? Cioè, nel senso che mi fate entrare qui, in questa league. Ho fatto qualcosa di sbagliato? Se mi ricordo correttamente... hai detto che la cosa migliore che sai fare è mangiare. Ah sì, è vero. Posso mangiare e bere così tanto più di tutte le persone che io conosca. Sono un pozzo senza fondo. È impressionante. Ma non è quello che stiamo cercando. Ah, capisco. E poi non hai personalmente risolto neanche un caso negli ultimi 5 anni. La cosa migliore che hai è avere l'Inspector Waffles nel tuo team. Ed ecco perché siamo qui. Mi piacerebbe essere parte del vostro team, ma mi sa che abbiamo usato, insomma, la zampa sbagliata. Noi non abbiamo zampe, gatto. Non io, non Marty e neanche Winklebottom. Questo è vero. Ma avete capito quello che stavo dicendo?
Ho un'idea che potrebbe, insomma, aiutarvi. Allora, vediamo un attimo. Vediamo un po' questo. Questo non funziona. Questo no. Questo no. Vi piacciono i popcorn? Il whisky è meglio. Ma a volte bisogna anche mangiare. Giusto? Che cosa hai, Patches? Popcorn? Andrà bene, immagino. Sì, anche per me. Ma perché i popcorn? In caso di emergenza? E che emergenza ha necessità di popcorn? No, aspetta, lascia perdere. Non lo voglio sapere. Grazie per lo snack. Figurati, mio amico pennudo. Non testare la nostra pazienza. È soltanto uno snack. Ma è giusto che tu ti mangino qualcosa. Allora, posso darvi da mangiare qualcos'altro? Allora, volete delle gomme? Preferirei un bicchiere di whisky, ma va bene. A me piacciono. Ma, insomma, sono un po'... Dipende dal gusto. Quali avete? Quali hai? Questo giallo sa di acacia. Acacia? Ti piace? Abbastanza, posso? Certo, certo, ecco qua, tutta per te. Sei molto generoso, Capitano Patches, grazie. Adesso che tutti siamo soddisfatti, non è che potete dare un'altra occhiata alla mia domanda? No. No. Ma abbiamo apprezzato gli snack, Patches. E grazie a questo siamo contenti di condividere il nostro tempo. E se hai bisogno di aiuto nell'investigazione. Ok. Aiuto con l'investigazione. Ho una domanda che ha a che fare con quello che sta succedendo nell'investigazione. Spara. Sapete qualcosa riguardo al Vulball? È lo sport che sembra simile al basket? Ma che è giocato esclusivamente da gatti? Ah, quindi l'hai sentito? Io pensavo fosse il football, il Vulball. Vabbè, sta chiedendo questo bouncy shot. Chi è questo MVP? Ah, se solo a qualcuno di noi potesse interessare. Marty ha ragione, chi se ne frega? I galli non giocano a questi stupidi giochi. A Vulball. Ho sempre pensato che i gatti sono strani. Avrei scelto delle parole meno cattive, insomma, per dire che non siamo interessati in questo sport. Ma i miei colleghi hanno ragione. Non ce ne frega molto del Vulball. E siccome non ce ne frega, non siamo capaci di rispondere alla tua domanda. Va bene, grazie comunque. Meglio chiedere ai gatti, sicuramente lo sapranno meglio degli altri. Giusto, cioè, capo. Vediamo se posso chiedere qualcos'altro. Rippo elefante. Basato su quello che sapete, chi è il più forte, l'ippopotamo o gli elefanti? È una strana domanda. Ma se dubito che abbia a che fare con il caso per cui stai lavorando qui a Cat Town. È una cosa che mi sto chiedendo da tempo. Magari potete avere delle cose che possono chiarire la mia mente. Sei molto particolare come gatto. Guarda, la mia spalla è il dottor Fumble, che è un ippopotamo. È molto educato. Un pomeriggio non ha avuto il suo tipico tè e non ho mai visto così tanta rabbia e forza da lui. È stato sorprendente. Quindi direi l'ippopotamo. Ho letto da qualche parte che gli elefanti prendono tutta la loro forza dal loro... Oddio, trunk, non lo so. Tronco? Non ha senso, Marty. Hai un modo migliore per argomentare la cosa? No, no. Sono entrambi grandi e, insomma, mi distruggerebbero in un secondo. Spero che queste risposte ti vadano bene la tua domanda, capo Patches. Sì, sono state molto illuminanti, grazie. Scotty, Kitty... Questo non lo sanno.
Ai cani non interessa il volleyball, non lo sanno. E al momento non gli posso chiedere altro. Mi manca qualcosa. Me ne posso andare di qua? No. E quindi? Anti-feline protection. Ho chiesto ai non felini e mi hanno detto la stessa risposta. Non mi interessa. Ah, è così brillante. Aspetta, cosa? Sì, soltanto i gatti sono interessati nel volleyball. Ai cani non interessa niente di tutto ciò. Anche quando hanno aggiunto i cani nella league, non sono stati a seguirla. Fammi provare. I don't care. Come i vecchi gatti che usano un computer, i cani scrivono tutto in lettere maiuscole. A chi stanno urlando? Oh, perfetto, sono dentro, grazie Patches. Bella pensata. Definitivamente, ovviamente quello che stavo facendo. Adesso i dati stanno in download. Marmalade? C'è marmellata qui? Non lo sapevo. Abbiamo un toast? No, il nome della vittima è Marmalade. Quindi diciamo sarà facile contattare ai suoi parenti perché ha un nome non proprio comune. Sì, infatti è così, ma ho sentito questo nome recentemente, ma dove? In un negozio di tipo mini market, insomma. No, no, era parte di un caso. Potrebbe essere... sì. Waffles mi ha fatto fare una ricognizione facciale su un'immagine che ha trovato a casa di Fluffy. Marmalade era uno dei tre potenziali matches, quindi che potevano coincidere. Una strana coincidenza, no? E se questi casi sono correlati, forse il killer ha lasciato la foto di Fluffy come indizio per la sua prossima vittima, Marmalade, che questo significa quindi... che è possibile che abbiano lasciato un altro indizio per noi? Molto bene, capo. Ci stai riuscendo? Dobbiamo di nuovo guardare sulla scena del crimine, in caso avessimo perso qualcosa. È come una caccia al tesoro. Lo adoro. Beh, questo è il lavoro standard, ispettore capo. Sì, è vero. Ma da tanto non facevo qualcosa, mi ero dimenticato come fosse. Pixel, puoi aiutarmi con qualcosa? Sì, che c'è? Ok, quindi dobbiamo prima controllare. Forse, secondo me, è qua. Pixel ha detto che avrei dovuto dare un'occhiata più da vicino alla scena del crimine. Penso ci sia qualcosa dietro questa grata. Mi è attaccata al muro. Devo trovare un modo per rimuoverla prima. La grada blocca l'entrata della fognatura. Ah, ok, ci sta il screwdriver, quindi il... vabbè, per togliere i chiodi. Le viti. Posso prenderlo? No, ne ho bisogno in caso di emergenza. Che tipo di emergenza ha bisogno di un cacciavite? Stai scrivendo su un computer? Cosa? Non lo so, ma ammetti che devo aprire un computer per aggiustare aggiustare qualcosa sul tavolo? Questa è la tua emergenza, Pixel? Perché hai bisogno del mio cacciavite? Stavo cercando qui sulla scena del crimine e ho trovato una strana grata che copre la tubatura delle fogne. Ho bisogno del tuo cacciavite per aprirlo. Ok, va bene, hai vinto. Sembra più importante di quello che sto facendo. È così, ecco qua. Promettimi che me lo riporti. Grazie, Pixel. Prego. Quindi, screwdriver qua. È così in basso? Ci vuole così tanta energia?
spero di non far cadere neanche un po' di questo milkshake. So che ce la puoi fare, Patches. Ci sono quasi. L'ultimo fatto. Aspetta un secondo. C'è qualcosa lì? Non ci arrivo? È troppo in basso per me. Qualcuno con un corpo piccolo ci può arrivare? L'Humo 2. Rusty è come l'Humo, ma è una versione miniatura. È come se l'Humo fosse venuto con un pupazzo. Ma tu sei piccolo, mi potresti aiutare? No. Una cosa appiccicosa? L'Humo, ho bisogno di aiuto dal tuo assistente, da Rusty. È il suo nome, giusto? Sì, il mio nome è Patches. Che cosa vuoi? Vedo che c'è qualcosa di nascosto lì nella tubatura, ma non ci arrivo. Le mie braccia sono troppo grosse, grazie a tutti questi muscoli. Sei troppo in carta pecorito per abbassarti, eh? No, è questo affare qui, quello che indosso, che mi fa sembrare più grosso. Consideralo, insomma, un pareggio per l'insulto che mi hai fatto prima. E se hai bisogno del mio aiuto te lo devi meritare. Ho bisogno di alcune informazioni riguardo al crimine, non posso farlo e allora non posso aiutarti. Lavorerai con me, Patches? Dai, la vittima Marmalade. Va bene, ti aiuterò. Il nome della vittima? Va bene? Sì. Sei serio? Sto scherzando? Certo che lo vogliamo. Il suo nome era Marmalade. E prometto che è il suo vero nome. Grazie mille, Patches. Come promesso, ti devo un favore. Vediamo cosa c'è qui. È una foto? Come una Polaroid? Sì, esattamente. Prendila. Pixel aveva ragione. Eccola qua. Grazie. Devo andare. Ehi, aspetta. Gli ho dato un'occhiata. Non era parte del patto? Allora, abbiamo un gatto tra il giallo e l'arancione, vestito con un completo. Ho visto la sua faccia da qualche parte qui a Cat Town. Non è questo? Ma dove? Non è questo? Oh no, lo sapevo. Ho riconosciuto questo gatto. Il gatto sulla Polaroid è lo stesso gatto che sta qui sul poster. Quindi se la teoria di Pixel è corretta, significa che il prossimo target è Maple. Devo prendere tutte le squadre e andare alla Maple Tower. Pixel, dobbiamo muoverci. Non c'è un minuto da perdere. Aspetta, ho bisogno di un secondo. Sto compilando uno dei programmi dei cani. Non c'è tempo per quella tecnologia spazzatura, più o meno. La vita di Maple è in pericolo. Nel frattempo... Dove sono? Un ornitorinco? Chi sei tu? Tu sei un gigante platypus? Non so se platypus è un ornitorinco, forse sì. Ciao Waffles, sono qui per parlarti. Allora, va bene, ciao. Immagino che fare un mix di pigna colada con latte forte non è stata un'ottima idea. Erwin aveva torto. Per quello che conta. Penso che tu sia una specie molto carina. Apprezzo questa cosa, Waffles. Di che cosa vuoi parlare? Volante, svolazzante, ornitorinco. Di te? Mi spiace deluderti, ma non è che ho molto da dire su me stesso. Non sono d'accordo, felino. Ci sono alcuni...
errori che ancora ti danno la caccia? Se secondo te bisogna ancora darti colpa per l'incidente? Pensi che sia colpa tua che Snowball abbia spinto Pancakes dal tetto? Certo che è stata colpa mia. Avrei dovuto arrivare lì prima? Hai fatto del tuo meglio, Waffles. Ma a volte non basta. Sappiamo che sei il miglior ispettore in Cat Town, e su questo non si può argomentare. Ma anche il gatto migliore può... non può... avere successo ogni volta. Errori e sbagli fanno parte della vita per tutti. Alla fine Pancake è ancora vivo ed è ancora tuo amico. Sei un bravo gatto, Waffles. So che stai cercando di fare le cose per il meglio, ma è tempo che tu lo veda. Devi affrontare le tue paure e affrontare la realtà. Era la tua spalla? Condividi le tue ferite, dovrebbe essere una cosa simile. Va bene, ci proverò, lo giuro. Grazie per queste parole di saggezza. Ma perché un ornitorinco? Non ti preoccupare della mia apparenza, focalizzati sul mio messaggio. Sei circondato da amici che vogliono aiutarti, eh? È il tempo di smetterla di vivere nell'ombra di quel giorno. Andare avanti non è mai semplice, ma hai la forza per farlo. Hai ragione. Cha mi ha detto le stesse cose ieri. Beh, magari è il momento in cui tu le chieda di uscire, no? Che cosa fa? Cioè, adesso? Scusami. Volevo dirti di seguire il tuo cuore con la tua amica Cha. Insomma, smetterla di nascondere i tuoi veri sentimenti. Abbraccia la verità. Lo sai che sono in un casino adesso? Cha si merita il meglio. Waffles, cerca di capire questo. Nessuno è incasinato. Non è incasinato. Non ci sono eccezioni. Non sei da solo nel lavoro, in questo che lavora dentro se stesso nei propri problemi, insomma. È un'esperienza che condividiamo tutte le specie di animali. E Spotty? Quel cane è felice qualsiasi cosa accada, specialmente Spotty. Davvero? Wow. Wow, davvero. Che cos'è questo suono? C'è fuoco? Hai lasciato qualcosa nel forno e che sta bruciando? Io sono una coscienza fluttuante. Perché dovrei avere un forno? Vero, è tempo di alzarsi, immagino. Hai indovinato? È stato il più strano sogno di sempre. Cos'era quel rumore? Viene da fuori dall'ufficio. Perché non lo ferma nessuno? Ah, odio le mattine come questa. Va bene ragazzi, io direi ci fermiamo qui. E niente carissimo, questo mini crossover con Dottor Investigator, magari che si chiama Winklebottom e i poliziotti. Mi raccomando, come sempre, mettete un mi piace, lasciate un commento, iscrivetevi al canale. Vi aspetto anche su Telegram e al prossimo episodio. Alla prossima, ciao ciao.